Dal 1464 questa statua rende onore alla città. E in questa occasione si inaugura una serie di iniziative dell'Associazione Teramo Nostra, tra cui la mostra dedicata a Giovanni Melarangelo, mio padre, una mostra antologica di quadri da lui dipinti, una quarantina di quadri da lui dipinti dagli ultimi 40 anni della sua attività. Troveremo un'attenzione particolare ai poveri e ai poveri dello spettacolo. Ecco perché è stata caldeggiata dall'Associazione Teramo Nostra. Questa festa della Madonna post pandemia, che abbiamo cercato di realizzarla al meglio nonostante tutte le difficoltà che ci sono, anche per dare un segnale contro la guerra, perché noi non vogliamo Madonna delle Grazie, la Madonna della Pace, non è la Madonna della Guerra. È una mostra da vedere, a novembre verranno consegnati i cataloghi perché sono in lavorazione. Giovanni Melarangelo è un artista a tutto tondo, è stato un artista più vicino al nostro animo popolare. Di quadri ce ne sono pochissimi in giro, sono tutti di collezionisti privati e di pinacoteche, quindi questa è un'occasione per vedere una bella mostra all'Arca che durerà, ripeto, fino al 15 novembre e ci saranno anche tanti altri avvenimenti di contorno.